Continuiamo, fratello Giuseppe, continuiamo con le domande? Sì. Dei fratelli? Vai bene, andiamo avanti. C'è una domanda qui molto, very challenging, provocatore, È una sfida di una domanda. Ecco. È una domanda che è una sfida, challenging. È una sfida, sì. Challenging. E viene da parte di Gianluigi. Cari fratelli, può per favore spiegare, fratello Giuseppe, questa sua critica all'evoluzionismo? Io credo che su questo punto si sbagli fortemente, perché la biologia e la biochimica e altre scienze affini sono concordi su questa teoria, e anche alcune chiese lo sono. Dio agisce in modi semplici, come già vi ho scritto sulla mia idea della Genesi. Non credo vi sia discrepanza tra questa teoria e la scienza. Grazie dell'attenzione. Ok, gloria al Signore. Allora, praticamente questo fratello è a favore dell'evoluzione, no? Sì. Ok, caro fratello. Che di solito gli evoluzionisti sono atei. Di solito un'evoluzione equivale all'ateismo, però è chiaro che si è infiltrato in certe chiese che, mm-hmm. sai, ci sono chiese che insegnano nelle scuole, no? E insegnano religione che fa venire il sonno, però insegnano nelle scuole. E allora in queste scuole non potrebbero entrare se non accettassero l'evoluzione. E allora certe chiese vanno col vento. Mm-hmm. Ieri era l'evoluzione, adesso certe chiese che non hanno fondamento biblico, queste chiese sono lì perché così è l'acqua di rosa. E allora perché è arrivato il vento dell'evoluzione sono diventati evoluzionisti. Oggi arriva il vento dell'omosessualità ed ecco che le chiese diventano omosessuali. Capisci? Quindi se queste chiese non hanno fondamento biblico. Quindi per credere all'evoluzione bisogna prendere Genesi capitolo 1 e buttarla nell'immondizia. Devi dire che Dio è un bugiardo, Dio non sa scrivere la Bibbia. Perché dice fu sera e fu mattina, fu il primo giorno. Fu sera, fu mattina, il secondo giorno, e creò, ogni giorno creò gli alberi, i frutti, gli animali, il sesto giorno creò l'uomo. Fu sera e fu mattina e creò l'uomo. Sì. Ora, perché Dio ha scritto in una maniera così buffa, fu sera e fu mattina? Che sapeva che il diavolo avrebbe detto, guarda, un giorno vuol dire un milione di anni. Sì, sì, sì. Sì, è vero. Quindi, capisci? Quindi fu sera, fu mattina, quindi Dio è un bugiardo, oppure sono bugiardi questi dell'evoluzione, uno o l'altro. Mm-hmm. Ora, io posso dimostrarti che Gesù è la verità, posso dimostrarti proprio matematicamente, scientificamente, testimonialmente, scientificamente. Come lo dimostro? E come? Dimostro con i miracoli che ha fatto la mia vita, le preghiere che mi ha risposto, la vita che mi ha cambiato, il disgraziatone che ero, mi ha fatto diventare un benedettone. Ero un uomo senza scopo, nell'esatto istante, nel momento spaccato, preciso, che ho ricevuto lo Spirito Santo, bang! La mia vita è cambiata completamente. Ho smesso di correre dietro le ragazze, ho smesso di credere che la soluzione stava nei soldi, ho smesso di essere iper egoista, sono ancora egoista, ma prima ero ipermercato, ero super, e posso fare una lista che potrei parlare mezz'ora se qualcuno voglia ascoltare, ma andiamo al prossimo punto invece. Quindi io posso dimostrare che Gesù è vero, sì, nella non tua vita, perché sì. Ho a casa mia, ho la collezione di manoscritti, che sai, su Omero, su questi Aristotele, ci sono quattro libruzzoli, alcuni sono stati scritti 500-700 anni dopo che sono morti, ci sono 4, 5, 6, 10 libri su alcuni di questi, ma sulla Bibbia ci sono più di 20.000 manoscritti, 20.000, va bene, ma però dico, li hanno cambiati, calma, 20.000 manoscritti che sono tutti uguali, tutti il 99,99%, sono uguali, quindi non ha cambiato niente. È il diavolo che dice che hanno cambiato niente, non è vero, sono bugie del diavolo. Poi dice, sì, però il consiglio di Nicea messo insieme quello che hanno voluto, hanno lasciato fuori quello che hanno voluto. Per esempio il Vangelo di Giuda non l'hanno messo, logico, e neanche quello del diavolo hanno messo. grazie a Dio. Non hanno messo né Giuda, né il diavolo, né Caino, neanche quello dei demoni, e se non l'hai capito perché è inutile che te lo spiego. Poi come sappiamo che i libri che hanno assemblato sono
unti, ispirati da Dio. E gli uomini, chi ha scritto la Bibbia? Ha scritto gli uomini. Ah, non Dio. No, Dio attraverso gli uomini unti dallo Spirito. Amen. E come sappiamo che al Consiglio di Nicea l'hanno imbraccata giusta? Innanzitutto perché non erano fessi, numero uno. Poi anche per le profezie. Tutte le profezie si incastrano perfettamente uno nell'altro da formare una perfezione profetica di cose che sarebbero avvenute, per fare un paragone, un miliardo di volte più preciso di un orologio, che per perfetto che è non può profetizzare niente. La Bibbia è più precisa dell'orologio. Amen. Ecco perché i libri messi insieme, assemblati a Nicea dagli anziani della Chiesa, che hanno selezionato alcune e buttato nelle immondizie altre, cominciando quello di Giuda e quello dei demoni, ok? Ecco perché l'hanno preso giusta, che hanno guardato le profezie. Ma il Vangelo chi mi dice? Mi dice che il Vangelo, non vedi che l'adempimento perfetto delle vecchie delle profezie che lo profetizzavano? Doveva venire uno su un asinello, doveva nascere in Betlemme, come profetizzato, doveva nascere da una vergine, come profetizzato, doveva essere tradito per 30 pezzi di denaro d'argento, come profetizzato, insomma 300 cose così. Ah, ma dice il diavolo, dice, un ateo può dire, dice, ah però... E le profezie se le sono aggiustate, no, calma, le profezie non hanno aggiustato niente, per il semplice fatto che sono le stesse profezie nella Bibbia ebraica, e guarda caso gli ebrei non ci credono in Gesù, come fanno ad avere la stessa profezia? Quindi come vedi, gli atei possono provare un bel niente, zero. Ora posso spendere, col permesso della conduttrice, che si è sempre lì a guardare il cronometro, giustamente. No, ma ci sono anche credenti, non solo atei, ci sono anche credenti che credono che la Bibbia è vera, però anche l'evoluzionismo può essere combinato con la Bibbia e è tutto vero. E anche oggi dicono, perché Dio non accetta l'omosessualità? Facciamo un piccolo compromesso, non l'accetta perché Romani capitolo 1 dice che l'omosessualità è del diavolo. L'omosessuale lo bisogna perdonare, così come Dio ha perdonato a me, peccatore. Quindi ci sono cose che la Bibbia dice sbagliate, è sbagliata. Se la Bibbia dice ha creato tutto in 6 giorni, sono 6 giorni, non sono 6 milioni. Sì. Perché si è svegliato un certo Darwin che era convinto che sua madre era una gorilla. Abbi pazienza, signor Darwin, tutto rispetto, però lei non capisce niente, signor Darwin. Abbi pazienza, né a lei, né Hitler, né Mussolini, né Stalin, tutta gente che erano evoluzionisti. Come mai i peggiori criminali che al mondo mai conosciuti erano tutti credevano nell'evoluzione? Come mai erano tutti atei? O finti cristiani, come Hitler è un finto cristiano. Come mai c'è questo denominatore comune che i più grandi criminali mai esistiti, di ieri e di oggi viventi, tutti o sono atei o falsi cristiani, evidentemente falsi, sì, o evoluzionisti? Come mai l'evoluzione è un timbro che tutti i più grandi criminali ci credono? E vuol dire che c'è qualcosa che non va col signor Darwin. Poi, allora, guarda, posso darti qualche punto per rispondere a livello scientifico? Certo, perché, sì, sai, sì. Però ho parlato in modo pratico e pragmatico, parlo di profezie, cose che possiamo dimostrare. Io posso dimostrare, se tu mi guarda, se qualcuno, qualche evoluzionista, qualche ateo, avesse la compiacenza, io li ascolto loro mezz'ora, li ascolto mezz'ora, ma se potessero ascoltare anche a me, magari 20 minuti, che gli posso far vedere 3-4 profezie per mostrare che la Bibbia non è un libro che un certo Darwin si è messo lì a mettere giù teorie. La Bibbia è un libro che dimostra se stesso con le profezie. Se qualche evoluzionista o ateo volesse ascoltarmi, glielo dimostro. Io ho messo 300 centinaia di profezie sulla mia radio, abbastanza che seguite quello e scoprite che la Bibbia è proprio di Dio. Allora andiamo all'evoluzione. Allora Genesi capitolo 1, innanzitutto, puoi darmi anche dei numeri. Numero 1, Genesi capitolo 1 dimostra che l'evoluzione è una bugia. Perché? Mm-hmm. Perché suddivide tutto in giorni, sì, giorni di 24 ore, sera e mattina, quindi non milioni di anni. Prima dimostrazione che l'evoluzione è una bugia. Numero 2. Ci sono centinaia di modi, ok? Voglio dire, centinaia di modi per dimostrare che l'evoluzione è falsa, ma voglio elencarne solamente alcuni che mi vengono così. Allora, la seconda teoria, la seconda legge, si chiama la seconda legge della termodinamica, è una legge, è una scienza, sì, che io posso dimostrarti oggi, in 5 minuti te lo dimostro, senza andare a
credere per fede milioni di anni fa. La seconda legge della termodinamica dimostra che l'evoluzione è falsa, e questa, attenzione, è scienza dimostrabile. Cosa dice questa legge? Dice: qualunque cosa lasciata a se stessa devolve. Devolve. Se lascio un uovo non diventa un pulcino, diventa marcio. Sì. Se prende una bistecca fresca al frigorifero, pronta ad essere fritta al sangue, eccetera, diventa marcio. I vermi crescono fuori dopo poco. Se prendi qualunque cosa, un pezzo di pane, diventa vecchio. Se prendi un pezzo di predicatore come me, divento vecchio anch'io. Tutto nel mondo invecchia. Un giardino lasciato a se stesso diventa una giungla. Il nostro posto qui abbiamo 15 pecore, lasciano andare in giro, i cani li sbranano. Poi, questo è un altro punto, secondo l'evoluzione l'uomo è venuto sulla terra milioni di anni dopo la pecora. E come ha fatto la pecora a sopravvivere i lupi? È vero. Come fa la pecora? La pecora ha difese. La gazzella corre, l'uccello vola, il bue c'ha le corna, e la pecora cosa c'ha? Niente. Il pastore. Ah sì. Quindi dire a questi cervelloni evoluzionistici, dire: ma come ha fatto la pecora ad arrivare a noi senza pastore? Ti rispondo io al loro posto: silenzio. Poi un altro punto, il Big Bang. Basterebbe questa domanda. Questa domanda distrugge tutti gli evoluzionisti. Sai la risposta cos'è? Ci stiamo studiando, ma è 150 anni che ci studiano. E la risposta è sempre: boh, siamo ignoranti. Piacere di incontrarla, ignoramus. Basta questa domanda, questo distrugge tutti gli evoluzionisti. Dice: questo viene dalla scimmia, la scimmia viene da questo, il canguro viene da quell'altro, l'asino viene da quello. Tutto dal Big Bang, in questo Big Bang c'era tutto. E a parte se credessimo a questa cosa pazzesca, cioè esplosa una cosa e si è creata la perfezione. Come dire, tu vai in un cimitero di macchine, tira una bomba ed ecco che sì, una Mercedes, una Ferrari, eccola qui, una Lamborghini. No. L'unico problema è decidere se vuoi una Ferrari rossa o la vuoi blu, questo è l'unico problema. E se non ci riesci al primo tiro, continua a tirare bombe. L'unico Big Bang è successo nella zucca di Charles Darwin, è l'unica esplosione che è avvenuta. Okay. Un altro punto, molti scienziati evoluzionisti si sono convertiti alla Bibbia perché hanno capito che è ridicolo, è stupido, perché l'evoluzione può essere creduta solo per fede. La vera fede ci vuole molto, ci vuole milioni più di tonnellate di fede a credere all'evoluzione che non a Cristo. Un Dio che crea il mondo per amore ha senso. Sì. Ma un Big Bang che mi fa tutto così e non ha nessun senso. Va bene. E guarda, un altro punto, l'ultima scoperta sulla cellula hanno dimostrato che la cellula non poteva in nessun modo evolvere, ma è dovuta necessariamente apparire in esistenza già pronta, già formata. La cellula, se gli manca una qualsiasi cosa, non funziona. Se la cellula degrada un po', per esempio, non so, la perfezione della cellula, metti un numero, 10. Ecco, se tu la abbassi a qualità 9, 8, non funziona. Certo. Capisci? È come l'orologio, se tu lo apri e abbassi la qualità, ci metti un pezzo di legno invece di acciaio e un pezzo di plastica invece di quello che... non funziona. Sì. Deve essere così. Amen. Questo orologio non può essere evoluto. Il cervello umano, che è miliardi di volte più sofisticato e complicato di un orologio, come fa? Tutto un tratto è apparso questo cervello. No, non può evolvere, innanzitutto perché la cellula non può esistere. Andiamo avanti, un altro punto, il DNA. Il DNA dà un sacco di mal di testa agli evoluzionisti, perché la cellula, la prima cellula che è esistita, deve avere un DNA. Il DNA è un miliardo di volte più complicati della cellula. Va bene? E il DNA non poteva apparire senza avere in sé, in modo intrinseco, la perfezione. Il DNA o è perfetto, se no non funziona. Il DNA è così complicato, è così incredibile, che tutti i computer del mondo messi insieme non potrebbero fare quello che fa il DNA di un asino, di uno scarafaggio,
di un topo, di una gallina, di un gatto. Capisci? Quindi sono tutte chiacchiere, va bene? E poi un'altra cosa, si parla tanto, per esempio questo dolce fratello Gianluigi, che non ce l'ho con te Gianluigi, ma ce l'ho con la bugia dell'evoluzione, dice la biologia, la biochimica e altre scienze sono concordi. Cosa cambia? Si possono mettere d'accordo i nazisti, i fascisti, i comunisti, non è che una cosa diventa giusta, ma che si mettano d'accordo. Va bene? E bugiardi sono e bugiardi rimangono. Quindi, sono concordi, dice questo fratello, Dio ti benedica, Gianluigi, non ce l'ho con te, per favore non ti offendere. E poi dice anche alcune chiese, cosa c'entra? Ma anzi, il fatto che certe chiese sono concordi dimostra che è tutto sbagliato, perché oggi la stragrande maggioranza delle chiese, guarda, sono tutte nel fosso queste chiese, esageriamo, da Giuseppe, vabbè, 99%, c'è sempre l'eccezione. Ok, Dio agisce in modo semplice, ma guarda che modo semplice, fratello, non è creare tutto il mondo e poi hai bisogno di aspettare milioni di anni, non so quanti milioni di anni per creare un uomo attraverso una scimmia. Per quale motivo Dio che può creare le scimmie, che può creare l'universo, che può creare... No, perché deve aspettare lì a bere una tazza di tè per un milione di anni che dalla che la scimmia si decida a diventare uomo? Ma stiamo scherzando. E per quale motivo Dio deve mettere bugie? Se Dio è Dio, che Gesù dice io sono la via, la verità e la vita. La via, la verità e la vita. Deve dire fu sera e mattino, però era una sera di un milione di anni. No. Ma per cortesia. Cioè praticamente queste chiese che credono all'evoluzione stanno dando a Dio del bugiardo. Io dico voi chiese siete bugiarde, sì. Voi preti predicatori siete bugiardi e scusate, senza offesa, siete del diavolo. Perché mi state dando del bugiardo a Dio e allora io vi do del bugiardo a voi. Infatti quasi degli indiavolati, perché la gente se non crede nella Genesi, ma perché io non devo credere nella Genesi e devo credere in Gesù Salvatore? Quella è un'altra sciocchezza come la Genesi. E qui entra il diavolo e dice giusto, perfetto, prende la Bibbia e buttala via. Guarda, ecco qui il cestino dell'immondizia. Quindi queste chiese che credono all'evoluzione sono nella sacca del diavolo. Allora, un'altra, poi ci fermiamo, okay. Qui si può andare avanti all'infinito. Se tutto è evoluto da una specie all'altra, cioè una gallina è diventata ippopotamo, una giraffa è diventato asino, ci sono delle cose che diventano asini, ma non ti dico cosa. Ci sono questi cambiamenti. Tutto è voluto, tutto, dicono questi, scusate, imbroglioni. Ma allora come mai l'evoluzione si è fermata? Ta-ta-ta! Si è bloccata. Mm-hmm, questi sì. Non parlano mica che l'evoluzione si sarebbe bloccata. Ma scusa, bloccata in che senso? Ma perché non vediamo nessuna transizione da specie a specie? Mm-hmm. Come non vediamo più un asino che diventa cavallo, un cavallo che diventa aquila? Cioè, sono già diventati, d'accordo, ma l'evoluzione continua a cambiare secondo la loro zucca. Sì, sì. Quindi sì. Ci vorrebbe, che so, mezza giraffa e mezzo ippopotamo, mezzo asino e mezzo mulo, il mulo è in incrocio, mezza mucca e mezza gazzella. Sì. Come non vedo una mucca con la testa di gazzella? Come mai? Quindi tutta l'evoluzione si sarebbe bloccata, ma non sto parlando del somaro che non si decide a diventare intelligente, non sto parlando di quello. Sto parlando di milioni, non so quanti milioni di specie esistono, non credo che nessuno lo sa, milioni di specie, insetti, uccelli, esseri umani, anche gli alberi, perché non vediamo metà pesca e metà ananas, metà banana e metà noce di cocco? Devi innestare per fare quello, per fare alcuni di questi. Mm-hmm. Perché non li vediamo? Ma sto parlando di milioni e milioni e milioni di specie e non ce n'è uno che per sbaglio non si sta tramutando, che una giraffa dice, uè, mi servirebbe il cervello un pochettino più grande, eccolo qua, bang, sta aumentando. Niente, niente. Non c'è neanche un asino e l'asino... sto scherzando ovviamente, no? E l'asino gli farebbe comodo un po' più di intelligenza, no? Specialmente a quelli che insegnano in certe università, che insegnano queste sciocchezze. Mm. Va bene? Guarda, tutti gli scienziati messi insieme, tutti,
milioni di scienziati pagati, strapagati, ultrapagati, che non sanno più come spendere i soldi. Tutti messi insieme non sono capaci neanche, non sono ancora in grado di creare 10 grammi di la popò degli asini. Come si dice? Lo sterco. Sa lo sterco di un asino? Non sono capaci di crearlo. Perché? Perché ci sono dei germi lì che sono vivi e questi qua solo sognano di creare un germe. Solo Dio può creare la vita. Amen. Cioè questi qua mi vogliono dire che tirando una bomba, un Big Bang, hanno creato la vita. La vita, un po' di chimici, acidi, bla bla, si sono messi insieme, ecco, la vita. Ma sto scherzando. Questo bisogna essere proprio... Cioè, da quello che invece la scienza insegna, che se tu mi tiri una bomba, mi fai un'esplosione, non crei la vita, la distruggi. Capite, fratelli? Quindi l'evoluzione, solamente perché ci sono una manica di pseudo-scienziati vestiti di bianco, pseudo, perché lo dicono loro che sono scienziati, ok, per me sono bugiardi, vestiti di bianco che devono predicare stupidaggini perché sennò perdono il salario, e io dovrei crederci, ma allora perché non devo credere ai dottori nazisti? I dottori nazisti, i dottori tutti alla Germania, lì a dimostrare che il cervello degli ariani nazisti era superiore al cervello degli ebrei e facevano calcoli col metro a misurare il cranio, a misurare il naso. E perché non devo credere a quegli scienziati? Perché non devo credere alla scienza che mi diceva che la Terra era quadrata? Sì. Ti rendi conto? Amen. Sì. Mi fermo qui? Va bene, però abbastanza... in conclusione possiamo dire che l'evoluzionismo non è stato mai dimostrato, è una teoria che ancora non è dimostrata pienamente, e uno che crede nell'evoluzionismo deve credere per fede. Fede cieca e pazza. Non so se più pazza o più cieca. Perché sono solo teorie. Sono 150 anni che ci stanno provando e da teoria... Non è ancora, da teoria, non è ancora arrivato a livello di scienza, rimane teoria. Però questi imbroglioni, voglio dire imbroglioni con la I maiuscola, sottolineate, in grossetto, lettere capitali, va bene? E questi imbroglioni vanno in queste università ben pagate, con soldi dei poveri disgraziati, e la presentano come un fatto dimostrato. Ma quando, dove, come e da chi e in che modo? È stato dimostrato. Zero assoluto, sotto zero. È dimostrato. Io ho dato un'altra mia parente universitaria, me lo dimostra l'evoluzione? Si mestrida, oh, ma cosa c'entra questo? Devi andare a scuola, a far cosa? Fammi lavare il cervello come te? Ma dimostra, io ti dimostro che le cose deperiscono, devolvono e non evolvono. Adesso, sì, adesso sì. Te lo dimostro, in questo momento. E tu dimostra, questo qui mi guardava come se fossi pazzo, perché il cervello è lavato come un broccolo bollito, hai visto come un broccolo bollito, ti dimentichi e lo fai bollire 2 o 3 ore, diventa una sbroccolata, e i cervelli sono di questi poveri disgraziati che vanno in queste scuole disgraziate da insegnanti che insegnano disgrazie, capisci? Sono dei broccoli ultra bolliti, e ormai, sai, se tu metti uno seduto a ascoltare Marx o Hitler, o una religione, dopo un po' il broccolo diventa marxista, diventa nazista, diventa evoluzionista, va bene? Sì. Angela, se qui non parli, qui io vado avanti fino alla prossima trasmissione, settimana prossima. Io ti lascio parlare. Ma io poi vado avanti. Ok, andiamo allora alla prossima, è un messaggio da parte di...